Leggiamo la Mishnah. Azoga Kevin, legge. Vai. Azoga Kevin, Nereshut Arabim, Beavad, Ares Egole. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Im Necheshiyatzeta, Aeven Miyado, Otsi Ala, Et Rosho, Bekibela, Ares Epatur. זרק את האבן לחצרו והרג, אם יש רשות לנזק להיכנס לשם גולה, ואם לא, בינו גולה. שנאמר, ואשר יבוא את רעהו ביער. מה היה הרשות לנזק ולמזיק להיכנס לשם? אף כל רשות לנזק ולמזיק להיכנס לשם יצא חצר בעל הבית שאין רשות לנזק ולמזיק להיכנס לשם. אבא שאול אומר, מה חטבת עצים רשות, אף כל רשות יצא רבא מכה את בנו, והרבא רודה את התלמידו ושליח בית דין. תביא שם הוא. אולי כג'טה אונה פייטרה נלוגו פובליקו. אמצה קולקונו ויהנה פוניטו קון לזידיו. רבי אליעזר בן יעקב דיצ'ה כסה dopo che il sasso è stato gettato e non è più a contatto con la mano di colui che l'ha gettato, ozia la etrosho e kibela, il passante ha tirato fuori la sua testa e ha ricevuto il sasso in testa, ha reso il patur. In questo caso è patur, non è più passibile di esilio. Sarà che Tavene Fazzerò getta una pietra nel suo cortile e verrà e ammazza un passante, invece ammazza uno che ha il suo potere, invece è sotto la nisata del canestro Sham, se c'è permesso per colui che è stato colpito di entrare lì nel cortile, golè, è passibile di esilio, e grave no golè. Se invece non c'è questo permesso, allora non è passibile di esilio. Shenema, come detto, lascia Yavo e Treu Bayar. E quando verrà il suo prossimo nel bosco, ma Aya Reshut, la Nisak e la Mazik, come il bosco è un luogo in cui è permesso entrare sia colui che viene colpito, sia colui che in realtà colpisce, di Kanesh Lesham, Av Kol Reshut, la Nisak e la Mazik, di Kanesh Lesham. In questo modo ogni luogo in cui c'è il permesso sia per colui che viene colpito che per colui che colpisce di entrare lì. Yatza chatzar ba'al ha'bayit she'en reshut le'nizak ve'lamazik. Esce praticamente viene escluso dall'insieme il cortile di un privato in cui non c'è il permesso le'nizak a colui che viene colpito di entrare. C'è una parentesi tonda al Velamazì che forse non c'entra granché. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dice, ma chattavate zim reshut, af kol reshut. Siccome il gesto di tagliare la legna è un gesto non obbligatorio, non è qualche cosa che uno è obbligato a fare, così a questo punto ogni gesto in cui non c'è un obbligo la regola vale per i gesti facoltativi, per i gesti che sono facoltativi, non vale per i gesti che invece sono obbligatori. Quindi da questo, dal fatto che sia che si parli di Hadrat Zim, quindi si parla di un gesto facoltativo che non è una mitzvah tagliare la legna, allo stesso modo la regola vale per tutte le cose che non sono mitzvah. No? Viene escluso il padre che colpisce il figlio, che arrava rode e tramidò. Chiaramente colpisce il figlio quando insegna. È il maestro che picchia il suo allievo, le shaliach del dì. Il shaliach del tribunale. Quando sono per il ghetto, per forzare il ghetto, Malcolm. Malcolm è una persona che muore durante il Malcolm.
ma tutto bisogna calcolare, se non possiamo poi esistere dopo, questo si va così. Al calcolo può anche essere sbagliato, al calcolo che questo possa resistere in realtà poi non esiste. Ok. Vai, cominciamo la chiamata. Chiamerà le reshut rabim mezid hu. Reshut rabim mezid hu. Allora, se io lancio delle pietre in un reshut rabim, se mi metto a lanciare le pietre di fuoco. Lo faccio essere con lei. Come fa? Si può considerare un volontario, semplicemente involontario. È mezid. È volontario. Sì, chiaramente potremmo dire carovle mezid, vicino al volontario, perché non è volontario uccidere le persone. Però non è l'incidente sicuro. Io so che se lancio le pietre posso ammazzare la gente. La possibilità è alta. Mezidu amar Rav Shmuel bar Yitzchak bassoter et kotlo ibaile. Bassoter et kotlo. Quello che butta giù, uno le sta demolendo un suo un muro. No, quello che dice, non posso rispondere, quello che dice è, si tratta del caso in cui una persona non sta lanciando delle pietre, sta demolendo un muro, demolendo questo muro, una pietra che di quella terra si viene lanciata. Ma non ho ancora lo sciate della Mishnah. Lo sciate è molto molto banale, alzo re che fa eso. Sì, il problema è che il pshat rischia di essere in contraddizione col buon senso. Lui dice che sotto il copo, quindi la Gemara dice la cosa, ha fatto in realtà sta facendo una cosa legittima, che il in questo caso capita l'incidente. Che era accidentale, quello fai apposta. Così un altro verbo a questo punto. Cioè non usi asolecche. Capisco però. Perché asolecche a questo punto? Cosa doveva dire? Eh? Cosa doveva dire? A sotterre cotlò? Ma no, tutti gli altri casi? Deve essere un letto. Il linguaggio della Mishnah è sempre questo, usi un esempio per dire qualche cosa, usi a sottare il cotlò come esempio per dire tutti i casi simili, qui fai qualcosa di legittimo, poi a sottare che Teven è un esempio un pochettino. Scusa, questo è molto particolare, a sottare il cotlò è molto più generale solo che Teven. Sì, proprio perché è generale. Sì, allora che cosa è in modo a chi gli parte una pietra? Leggila così, a chi gli parte una pietra? Come gli è partita la pietra? A me stava distruggendo il muro. Qua come incidente, non come volontà di gettare. Già, si capisce bene come possa essere il garuto. Comunque. Caso è che il cotlò, il bel sottile del cotlò. Sì, beh, è l'aiuto. Anche se abbatte il muro, deve guardare. Non è che può abbattere il muro senza guardare. Se sta abbattendo un muro in un asciutto da bene, deve guardare chi passa. Quindi anche lì dovrà guardare. Il bassotto è troppo all'aila, no, stava buttando giusto un muro di notte. Di notte, quando cioè suppone che la gente non passi. Sono contenti quelli che dormono però. Ballai la Nami, ma anche di notte, i baile e le iune avrebbe dovuto guardare? Vabbè, passerà poca gente, ma passa la gente. Comunque anche di notte la gente passa e quindi comunque deve guardare. Bassotere tacotlobe aspa. Le aspa. Aspa. Allora. Discarica? Sì, è una persona che. Abbatte il muro dentro una aspa, dentro una discarica, ha una discarica vicino a casa, sembra molto bella, simpatica. Io pure scavato una fossa. No. Cioè, la problema è che questa cosa deve. No, l'abbiamo
che deve avvenire, riuscito a capire. Sì, sì. Allora, escava fuori. La sua, il suo nuovo confina con la superabrima e confina con una discarica. Allora, questa è la situazione. Si può, no, vedrete poi la discarica a cosa serve, vedrete come è simpatica la situazione. Ok? Sta cercando di giustificare la vicinanza, sta cercando, sì, di appunto, immaginarsi un caso in cui, pur essendo la sua tra bimbe, non è questo accidentale. Si riferiva poco da allora, va bene. Il, ok, quindi ha una discarica lì vicino. Il prendiamo la discarica, va bene. Dovrei intendere, abitualmente non passa nessuno. Non so come, sì, no, sotto la discarica, la discarica, certo. Okay. In posto non passa gente, in teoria. Non vado, sono attaccato, certo. Non passo sulle discariche. Ok. Ayashpa, questo cos'è? È ideale. Allora, che vuol dire Hidame? È Hidame. È Hidame. Shkicha barabim posheu, il lo shkicha barabim amasu, dice se, qual è il caso, qual è il caso di cui parliamo, se in quella discarica si trovano le persone è un posheu, se non si trovano le persone è amasu, perché la detta non ci va, allora, si trovano le persone per far che? Si trova le persone per fare i propri bisogni, le discariche servono anche a questo, perché i bagni non c'erano in casa. È un po' scelto ilo shekhich barabim, se non è frequente che vi si trovano delle persone, annusu, non è passibile. Ma è annus, e quindi non è neanche galut. O è poscea o è anus, quindi non è shogeg, potrebbe essere poscea, potrebbe essere anus, dipende se è una discarica frequentata o non frequentata. Amara papà lo zricha e la le aspa asuya lifnot ba balaila, ma dipende tutti e due i casi, asuya lifnot ba bayom e asuya lifnot ba bayom. Quindi mischia la cosa del giorno e della notte, solamente no, incrocia, cambia in realtà, sì. Inverte, cioè la discarica dove la gente va solo di giorno e dove la gente non va di notte, no, la gente è contrario, la gente va di notte e non va di giorno. Era le aspa sui ale, va di notte, giusto, la balaila, cioè insomma non ci vanno una discarica delle terre, no, quando non passa, quando non passa gente, un minimo di privacy, diciamo, dalla questione. Quindi lui scondava il muro di giorno e di una discarica non mette gente di notte. C'è però il caso in cui qualcuno, casualmente qualcuno ci va di giorno e quindi lo becca perché qualcuno ci va di giorno, normalmente non ci va nessuno di giorno, però succede che il caso, in questo caso poscea lo ave, non è un poscea da perché non poteva immaginare, perché normalmente non succede mai che le persone vadano a fare i propri bisogni di giorno. Ones namelave, non è possibile neanche dire che è un ones perché può succedere che qualcuno lo faccia. E quindi un po' è una via di mezzo per procedere l'ones, e a questo punto va in galuzzo. Quindi abbiamo trovato il caso di cui parlava la Mishnah. Vabbè. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Bekule, cosa aveva detto? Quando c'è la pietra già scagliata e più mette fuori la testa e viene colpito. Tanu Rabbanan ve mazza, ha colpito. Mazza è accovato.
Sì, allora è rimasto qua. Ha trovato qualcuno da colpire, quello lì. No, è sul coso. Lui ha trovato una persona, ha trovato qualcuno. Per questo verbo. Il verbo usato è mazzato. Sì. Vedi un po', perché tutto il diunque su mazzato. È mazzato. Pratlamamzi. Ah, ecco questo suono. Pratlamamzi e tazmo. Ok. Esclude quello che fa trovare se stesso. Che uno va apposta a prendere i piedi in testa. Ok, quello che tira fuori l'altro. Che è era nascosto e che viene fuori. Che si fa trovare. Ok? Allora. Lui deve trovare la persona. Viene escluso quello che si fa trovare dopo che la pietra è stata già lanciata. Lui ha lanciato la pietra, non sapeva che c'era nessuno. Sì. Lui è mazzato. È capitato che ha trovato qualcuno. Lui non ha trovato nessuno. Perché nel momento che ha già la pietra non c'era nessuno. Lui ha trovato un mazzà, però gli è spuntato, diciamo così. È spuntato perché il mamzi e tazmo, questa è l'idea. Cioè, il problema è questo, mazzà vuol dire che in quel momento lo trova, lo sì. Poteva trovare perlomeno. Il mamzi e tazmo invece vuol dire che in realtà la cosa avviene dopo. Dopo che lui ha già la pietra. Quindi il primo mazzà si riferisce a quando lui stava tirando. Ma il mazzà, l'unica cosa che c'è è il mazzà nel testo. Sì. Ah, dobbiamo capire che vuol dire mazzà. Allora, quindi il mazzà verrebbe a escludere il mamzi e tazmo, che dopo il lancio della pietra fa trovare se stesso. Se non avrebbe usato un altro verbo. Il can, amarabila Eliezer. Ok, poteva dire veimza e troverà. A questo punto può essere anche riferito a una cosa che in questo momento non c'è, e a questo è la prova. Chiaro? Sì. Im misheyatta aeven miado ozi ozi allo etro alla etro sho vekibla patur. Vabbè. Se invece dopo che ha buttato la pietra, quella ha tirato sulla testa, è fatto le membra de mazza meikara mishma. Quindi da qui impariamo che mazza vuol dire doveva già essere lì. Cioè dall'inizio era lì, ok? Quel mazza vuol dire che c'era lì da prima, stava lì da prima, e esclude quello che è lì ma dopo. Sì. Ok, quindi il mazzà significa che stava lì da prima e escludo quello che è lì da dopo. Questo è il problema, quindi meikara da prima. Meikara mashma. Urminu, urminei, un mazzà prat la mazzui. Allora, prat e mazzui. Ok, allora, aspetta che potete vedere. Comino, prat, mazza, prat, mazzui. Se lo incombe a hoc, vigol, becarov, bera a, vigol, beafa. Ok. Allora, stiamo parlando della geulata a carca. Allora, il problema qual è? Io vendo un terreno, ho la possibilità di riscattare il terreno, però c'è una regola per quanto riguarda il riscatto del terreno. Io perché vendo un terreno, non è che io posso riscattare il terreno sempre. Se l'ho fatto per fare business non posso riscattare il terreno, okay? Sono uno che ha venduto perché gli andava di vendere perché voleva, era un debito, no? Voleva, no, se fa, io posso vendere i terreni per vari motivi. Posso essere uno che investe in terreni, vendo il terreno perché in quel momento il mercato è alto, voglio guadagnare dei soldi. Okay. In quel caso io non posso ricattare il terreno. Okay. Quando è che vale la regola della geulat karka? La regola della geulat karka vuol dire questo: quando io vendo un terreno per problemi, perché io non posso tenerlo, perché non ho i soldi, e quindi devo vendere per pagare un debito per qualche motivo. Lo vendo perché è costretto. A questo punto la prevede che io possa in che modo li do? Può essere un altro che un parente, per esempio, che mi dà i soldi per comprare il terreno, non che fa la viola, quello che succede con tutto. Boaz che ricompra i terreni di Naomi.
Oppure posso essere io stesso a fare la ghiulla. In che modo io stesso faccio la ghiulla? Mi arrivano dei soldi che non avevo. Arrivano dei soldi, in quel momento non avevo dei soldi, arriva una carità, guadagno dei soldi, vinco la lotteria, guadagno dei soldi che prima non avevo e posso permettermi di ricomprare il terreno. Ok. Questo però vale soltanto se io guadagno dopo dei soldi, mi arrivano dopo dei soldi. Non se li avevo già. Se li avevo già, invece, questa regola non vale, perché a questo punto io ho venduto il terreno avendo i soldi per tenermi il terreno, e a questo punto sono affari miei, il terreno è venduto. Tu stai parlando dell'obbligo di chi ha comprato il terreno, di quell'altro si presenta quei soldi? No, del diritto tu di riprendertelo. Il diritto di riprenderlo. Sì. Non è l'altro. È l'obbligo dell'altro. Se l'altro poi l'ha rivenduto, c'è chi dice che non può. E come uno si distingue? Uno mette il contratto, compro questo, vendo questo terreno perché non c'ho soldi. Il bendino, Ugo Tai, non lo faccio più Ugo Tai. La figlia di Ugo Tai. Beara. Vingo li guarda te, mi accate di dice hello i gai lod. Quindi non ho venduto uno per esempio che c'è un debito, posso vendere anche un'altra persona? Per... Anche se non vendo, poi non ho un debito, poi vendo per pagare un debito, poi vendo perché non ho soldi per mangiare. Vendo perché è costretto, in qualche modo perché è costretto. C'è la possibilità della ghiulla, quello non mi può rifiutare di vendermi il terreno. A prezzo di mercato. A prezzo di mercato, perciò. Non puoi rifiutare, però questo se invece, cioè. Se invece non ho, invece non l'ho venduto per altri motivi. No, chi lo compra lo sa che è venuto dentro di Giulia, eh. No, infatti quello che stavo dicendo, cioè, come si capisce? Chi lo compra lo sa che da qualche parte è il Bedin. Chi lo compra sa che il campo ha diritto di Giulia. Non è che poi viene scoperto che dopo 6 mesi deve ridare perché. Vabbè, comunque se lo paga. Lo sa che è di Giulia. Allora, su Encore per esempio. Fa qui degli esempi, anche Mazzuri, all'infuori del caso in cui già si trovava Mazzà, scritto Mazzato poi della vendita della Ghiulà, dice la Ghiulà impara Prat le Mazzuri all'infuori di quello che già c'era. Un Mazzà che regolatò. Mazzà che regolatò, lo trova, vuol dire che trova dei soldi dopo, ma non se i soldi c'erano già. Okay. Per esempio, ce l'ho in corbe a Hochvigol Beccarov, non può per esempio vendere un terreno lontano e comprare un terreno vicino. Ah, certo, chiaro. Ok, fare quello venduto, quello ricomprato. Ok. Berave, Golbey Affa, oppure vendere un terreno che è brutto e comprare un terreno buono. Ricomprare. Ma è chiaro che deve essere quello, non c'entra poi. Sì, ma chi gli veniva in mente che poteva fare? Vabbè, no, se provo a mazzare l'inizia per imparare poi sulla nostra vicina. Hai due terreni. Io ho venduto due vendi terreni. No, ne hai due. Sì. Vendi quello buono perché è di stato soldi. Necessità. Esatto. Poi a un certo punto ci ripensi e dici, ma perché ho venduto quello buono? Vendi quello cattivo e ho trovato quello buono. Questo ti è vietato. È vietato. Erano soldi che avevi già in realtà. Tu potevi vendere il terreno cattivo, cioè potevi già vendere. Devi pensarci prima. Ok? Il concetto è Mazzà velo Mazzui. Sì. Una cosa che si trova adesso, ma non c'era prima. Ok? Attenzione, questa cosa qui viene portata per contraddire il nostro Dio, il Dio che aveva fatto sulla Mishnah nostra. Noi abbiamo detto Mazzà, Prat le Mamzie Tazmon. Mm-hmm. Quindi Mazzà si riferisce a una qualcosa che c'è già e non a una situazione che succede, che capita dopo. Ok? Che cos'è invece nel caso di Prat le Mamzie? È esattamente il contrario. Una situazione che ci sarà in rapporto invece a una situazione già esistente. Il Mazzà viene a escludere il passato, mentre nel Mazzà nostro il Mazzà viene a escludere il futuro, il Mazzà invece della Geulata Carca, il Mazzà viene a escludere il passato, cioè esattamente il contrario. Quindi quello che dice è deciditi, Mazzà cosa viene a escludere, il futuro o il passato?
esattamente, io imparo, faccio lo stesso di Yuklashon, ma dal Yuklashon imparo una volta una cosa, una volta esattamente l'opposto. Ok? Questo è il problema. I cabegnane di Kra. Scusate, cosa sono? Amarabha, Acha. Acha. Meine Echa, Beata, Meine Echa. Vedete cosa vuol dire Meine Echa? No. Ciò di cui ho parlato là, soltanto il contesto. Quello che si chiama contesto. Non puoi mettere insieme due contesti diversi. Io imparo il significato di una parola dal contesto in cui si trova. Questa è una regola fondamentale di qualunque studio, di qualunque testo di questo mondo. Il testo si impara nel suo contesto. Quello che fa il Midrash, di tirare fuori il testo dal contesto, è Midrash. Perché è Midrash? Perché tiro fuori il testo dal contesto. Perché nel momento che trovo il testo dal contesto, io sono fuori dal Pshat. Però qualunque testo io devo studiarlo nel suo contesto. E la stessa parola in contesti diversi può significare cose diverse. Ok? Ok. Sham, allora, lì, qui si studia dal contesto e lì si studia dal contesto. Atam in ane de clan. Dai. Atam in ane de cra, umazza. Dumia de Veisiga Yadò. Veisiga Yadò. Mai Siga Yadò me ashta, af mazzana mi me ashta. Parla di Eulà, quindi. Quando parla di Eulà, mazza è simile a Veisiga Yadò. Riuscirà ad avere, sua mano riuscirà ad avere il denaro, insomma, sì. Praticamente. Allora, come il Veisiga Yadò è da adesso in poi, anche il Mazzà è da adesso in poi. Ok? Visto che il Mazzà insieme al Veisiga Yadò vuol dire che vale la stessa regola del Veisiga Yadò per il Mazzà. Questo è il contesto. Acha minyane de kra, umazza dumia de yar, ma yar miyede dei. Midi. Ok, per il problema per adesso, scusate, Mazza in questo caso è legato a Yar, al bosco. Come il bosco è una cosa che c'è già, che sta lì. Okay? Anche il Mazza stava già lì. Ok? Azore che avete even il Hule, amarle a umi rabbanam, le rabba, mi maie, di Machtavta, di Machtavat e Zim, di Mai, di Machtavat e Zim, di Reshut. Di Reshut. Di Reshut. Dilma, Machtavat e Zim, di Sukkah, o Machtavat e Zim, di Maracha. Da Filuachi. Da Filuachi, Amar Rachamana. Legle. Okay. Sto facendo le legna per mitzvah, dice. Legna per potrei mitzvah, dire sì. Che per lo scopo definito da mitzvah, comandato. Chi ha detto che abbiamo detto che Hatavate Zim Reshut, e quindi parliamo di cose di tutto ciò che è Reshut. Da qui abbiamo dedotto che abbiamo escluso Ava Machet Benoba, Ava Roberto Amidò e Shagar Bedì. Okay? Perché in quel caso è mitzvah. Obiezione, chi ti ha detto che la Mishnah parla di Reshut? Può darsi che parli di mitzvah anche la Mishnah, certo. Può darsi che vada a cogliere la legna per costruire una succa, oppure vada oppure questa maracà per alimentare la maracà per il misbea, per la legna per il misbea, oppure vada a cogliere la legna per il misbea.
a tagliare la legna, no? Non la raccoglie, tagliare la legna. Tagliare la legna per il Mizbeach, quindi stiamo parlando di Mitzvah, che ti ha detto, e allora come fai a escludere? Chiaro? Ok. E anche in quel caso la figuacchia, Mahmalik, e anche in quel caso Dio dice di andare in Galut, quindi forse anche la Mitzvah dice il Galut. Amarle che van dei mazzar chatuv e no chotev, chatuv tagliata, la legna tagliata, sì, e no chotev lav mitzvah, lav mitzvah non è mitzvah, astonami lav mitzvah, perché non si poteva prendere queste cose con la cosa già tagliata, queste due mitzvot non si possono fare, sì, si possono, il fatto che si possano fare vuol dire che è una mitzvah. Raccogliere la legna, averla legna, farla succare, non tagliare legna. Se è tagliata, se non è tagliata, è la stessa la mitzvah, cosa. Della legna per la la legna. Il fatto che per la mitzvah devo tagliare la legna è casuale. Non è detto, può darsi, può anche darsi che io non sono obbligato per forza a tagliare la legna. Non sono questo è perché? Perché posso benissimo prendere della legna già tagliata, se la trovo, se non la trovo, faccio questo. La differenza che c'è fra quello che si chiama mitzvah e hsher mitzvah. Hsher mitzvah è ciò che prepara una mitzvah. Quindi la legna per tagliare la sua terra è hsher mitzvah, non è mitzvah. No, mi la mezza. La mitzvah. Ashta. La mitzvah. La mitzvah. E ti vi ravina le ravà. Yatza av amake et beno ve arav arode et almido ve shalich beddin leima kevan de ilu gamir lav gemir lav mitzvah ashtami lav mitzvah. Cioè non ho detto che l'abbiamo fatto per mitzvah anche in questi tre casi? Ma non sai insegnare il mezzo con cui tu insegni, la macco sono un mezzo per insegnare, sì, perché il ragazzo non studia e dai la macco perché studi, sì, e se studi la macco, quindi e quindi anche lì non è mitzvah dare la macco. Ah certo, è un mezzo. Come tagliare la legna è un mezzo, se trovo la legna che è tagliata non ho bisogno di tagliare la legna, lo stesso mezzo, se trovo un ragazzo che studia come un matto non ho bisogno di tagliare la legna. Ma Sharia se lo parlava di menarla la persona. Infatti il Avor, infatti l'obiezione non è su Sharia Fredin. Su quale? Sulla. L'unico Ava, ma che è il denove è Avor del Talmidò. Esatto, ma il terzo non è. Terzo non fatti un fatto logico. Non cita il terzo. No, c'è l'Arbedin, l'ha citata. L'ho citata? Sì, c'è l'Arbedin. Ha citato la Mishnah in toto. In realtà l'obiezione riguarda soltanto e certo. L'Arbedin deve fare la battuta. Lema, che vande illu gamirlev, lav mitzvah, ashtanami, lav mitzvah, atam, afalgav, de gemir mitzvah, dechtiv, yassar, issar, בינך בינך ותן מעדנים לנשך ותן מעדנים לנשך משלה אבל יש לנו הם יצאים את הסטודיו בלו בסדר picchia tu muori anche se no, lei sa, anche se non sa perché lei lo saprà, ho capito, anche se studia mi fa bene lo stesso. Il fa bene lo stesso perché si gira il verso della Mishnah che dice fai soffrire tuo figlio vieni e ti darà menuchah, ma spera che usiamo nachat forse meglio perché menuchah in questo modo sei tranquillo, comunque diciamo nachat per sempre. Diciamo nachat, va bene, soltanto devo soffrire e troverai nachat veiten ma'adanim lenafshecha e darà del benessere, delle libatezze alla tua anima. Contraddizione di tutti i sistemi educativi, bella
l'altro verso è quello Hoser Shilto Soneb, no, chi nasconde il bastone odia suo figlio. Va bene. No, ma al di là di questo, anche la cosa della sofferenza, cosa che adesso i genitori a qualsiasi costo evitano la sofferenza del figlio. Lo prendo in galera? No, non sto parlando di galera, stanno a evitare gli rischi, di andare in galera, gli evitano i rischi, gli evitano, lo proteggono, questa iperprotezione delle cose. Che non si debba mai soffrire, questa non è l'idea. Esatto, questo è il principio che stavo dicendo. Questa è l'idea che non si debba mai soffrire, che non si debba mai far soffrire. Anche qui l'idea è che la sofferenza è educativa. Questa è l'idea che viene spesso. In realtà soffrire educa. Comunque è discusso anche all'interno dell'egoismo questa cosa, quindi non è che sia così asciutta. Anche all'interno. Comunque anche all'interno della fede, per esempio, cioè, anche adesso c'è una storia un po' completamente contraria, la storia per una coppia. E quindi? Niente, vuol dire che è discussa questa faccenda, che non lo so quali sono le basi poi. Ah, cioè, oh, non è così, cioè non è così isolata. Benny Lau sosteneva che era una delle cose che dovevamo rinvenirci alla società occidentale. Questo lo dice Benny Lau, lo diceva anche il professor Vizio. La decadenza dell'Inghilterra la decadenza delle scuole inglesi è stata quando hanno tolto le punizioni corporali. Vabbè. E lo Sheikh. Adar, Amarava, Lab Milta, I, Beimre, Beasher Yavo Etreu, Bayar, Mayar, Deibae Ail, Beibae Lo Ail, I Sarkadatach, Mitzvah, Mi Segi, De lo ail, amarle, rav, ad, ail. Ok, no, scusa. Allora, dopo il Mishneh. Le lascia qua. Ada, ci ho pensato. Ada, amarava. Rava, ci ripensa. Rava, tra l'altro, è uno che lo fa spesso, questa cosa qui. C'è una cosa nell'Umeziot. Cioè, Rafa fa un'obiezione ad Abaye, dopo aver fatto l'obiezione ad Abaye dice, non è un'obiezione. Dice, la sua obiezione non è un'obiezione, da lui la risposta all'obiezione ad Abaye. Anche qui dice, sostanzialmente, non è un'obiezione. Quella che ho fatto non funziona. Perché non funziona? La milta non è un'obiezione. Scegliavo e ti regoli, attenzione, il problema è il va a scegliere qui, va a scegliavo e ti regoli. Perché c'è la vav? No, è la scegliere. Quando? A scegliere non è quando, a scegliere in questo caso è se. Ok. Se verrà. Se per caso. Se. Allora, lui dice che a scegliere vuol dire se. Quindi lì si tratta di qualcosa che può venire o non venire. Il sé indica quello, quindi il problema è quella share. Secondo lui dalla share si impara che la cosa è facoltativa, cioè dalla share si impara che la cosa è facoltativa, che in quel caso la legna, quindi non è, non puoi guardare la mitzvah non solo il tagliare la mitzvah, ma anche neanche la share mitzvah, perché no, perché se comunque, allora, anche se io dico che tagliare la legna della sukkah non è una mitzvah, però trovare la legna è una mitzvah, quindi devo andare nel bosco a cercare la legna. Quindi non è vero che posso non andare a cercare la legna, devo andare a cercare la legna. Mentre se io dico Asher, vuol dire che se voglio ci vado, se voglio non ci vado. Quindi la Asher è saltato indica... in mente. Ok? Io voglio tre o Bayar. Asher voglio tre o Bayar. Mayar, dei Bayayel, dei Bayelayers, che se vuole va, se vuole non va. È un posto in cui se vuole va o se non vuole non va, mi salga da tah mitzvah, e se come ti viene in mente che è una mitzvah, mi salga te lo aiel, chi non andrebbe? Può non andarci, insomma, non può non andarci, quindi visto che non si dice una cosa che
se vuole va, se vuole non va, vuol dire che non si tratta di bisogno. Amar lei Rav, Adabar, Abba, le Rabba, Kol Iktav, Kol Ika Dechtiv, Asher de Ibai U. Ella Meata, Veish Asher Iktama, Velo Itchate, Ibai Mittame, Ibai Le Romittama. Vete. Allora, certo. Amare la Ravada, dice Ravada Barava a Rava. Allora tu dici. Mai sentito questo? Eh? Il figlio dell'amore. Tu dici che col Ikka di Khtiva Shetra, ogni volta che c'è scritto Asher, cioè quello che stai dicendo tu, che ogni volta che c'è scritto Asher, dei bae o ella, allora che se vuole lo fai, insomma, praticamente dipende dalla volontà del forza europea. È la meata. Però se è così. Se è così. Ish Asher Itma velo itchata. Allora, una persona si parla del problema di Tuma, va bene? Di uno che è diventato impuro, quindi ha dei problemi per il Betamikdash, eccetera, eccetera. Questo Asher, se venisse letto così, vuol dire c'è cioè la possibilità di itma. Non. Okay. Vuol dire che può diventare impuro o può non diventare impuro. È possibile in realtà, può diventare impuro o non diventarlo. I bai lo mitama. Se vuole diventa puro, se vuole non diventa, se vuole diventare impuro, se vuole non diventa impuro. Met mitzvah dello sage dello mitama achinami de patu. Dice a questo punto il met mitzvah. E non può fare avere il risultato. Nel caso di Met Mitzvah, in cui non posso non diventare impuro, nel caso di Met Mitzvah, ognuno deve occuparsene, chi è lì deve occuparsene, io non posso non diventare impuro, a questo punto sarei patù dalla regola del ritmo del trattato. Sì. Ok? Mentre teoricamente invece la regola dovrebbe per tutti, che sia Met Mitzvah o che non sia Met Mitzvah, la regola dovrebbe per tutti. Quindi Vashè non è più sé, ma quando? Eh? Quindi Vashè non può essere sempre sé. Sì, vuol dire che Vashè non è sempre sé. Ok? Vea Mark, la Tam, Vea Mark, Tam è Mikol Makom. Ok. Non c'è discussione? Eh? No. La Torah ha detto che Tamè comunque. No, perché c'è un ritorno lasciato. C'è una parola in più. C'è scritto Tameie. Da quel Tameie imparo che è comunque. Anche allora, il fatto che io l'ho aggiunto il Tameie. Capito? A questo punto mi fa impedire. Quindi non posso fare l'immu di Asher perché ho già il ritorno lasciato. Perché ho il ritorno lasciato. Quindi normalmente Asher indica un sé. Però in questo caso invece non indica un sé. Ma per un motivo particolare, non è una regola. Un motivo particolare perché c'è una cosa, non è una regola reale. In realtà poi non è così, perché la scena in realtà è una serie di cose. La scena è una cosa, riporta i vari significati di ascesa. E la scena vuol dire varie cose in realtà. Andiamo qui. Cos'è?